Buonasera a tutti e benvenuti all'ennesima iniziativa voluta ed organizzata dal nostro parroco Don Giovanni Zampaglione, che fin dal suo insediamento nelle nostre parrocchie, la parrocchia di Rogudi e di Marina di San Lorenzo, è stato per noi come un vulcano di idee, un vulcano pronto ad esplodere di iniziative che ha coinvolto ed accomunato le due comunità. Questa sera siamo qui per presentare la nuova opera, la prima opera del nostro giovane autore Stefano Morabito, Non sempre le rose riescono a fiorire. Un romanzo che parla di una giovane fanciulla, Leila, che fin dal suo concepimento è stata rifiutata addirittura da sua madre. È stata maltrattata, fatta prostituire, però io non mi dilungo oltre su questo perché ci sarà qui la nostra artista Francesca Morabito che ci spiegherà nel dettaglio, farà un'analisi dettagliata di quella che è la bibliografia del nostro autore e il contenuto del libro. E prima di passare la parola a Don Giovanni, chiamerei il sindaco di Rogudi per un saluto. Grazie, buonasera a tutti. Tanto complimenti per quest'opera. Io ancora non ho avuto l'opportunità di leggerlo, ma penso che ogni libro penso che veramente ci dà sempre qualcosa che noi possiamo apprendere. Ringrazio Don Giovanni per queste iniziative, che è sempre attento sulle nostre due comunità, perché Don Giovanni è sempre attivo e cerca di portare avanti tutte le problematiche che ci sono nelle due comunità. Questo non è la prima volta. Sono tante altre iniziative che ci hanno portato a noi, e noi come amministrazione vediamo di buon occhio, diciamo, queste iniziative, e quello che possiamo fare in sinergia collaboriamo. Se sono qua significa che io e la mia amministrazione siamo attenti su queste cose. Stavamo parlando, come vi dicevo prima, sul bivio di Rogudi, che è veramente, veramente pericoloso, che dobbiamo cercare di vedere come potrebbe essere messo, diciamo, a norma. Io sto cercando, assieme all'associazione Caserta che si interessa di queste problematiche, affinché vediamo con l'ANAS se riusciamo, e dobbiamo riuscirci, perché questo è il punto, la tenacia, ho capito un po' su questo libro che viene espresso, di non mollare mai. Questo è questo che noi stiamo cercando veramente di fare, di non mollare, di essere sempre propositivi e cercare di risolvere i problemi. Grazie e buon lavoro e complimenti del libro. Bene, ringraziamo il sindaco anche perché ha dato proprio un input su quello che è il contenuto reale del libro, che alla fine le difficoltà della vita vanno affrontate e che non bisogna mollare mai, qualunque cosa succeda. Ne approfitto prima di passare la parola a Don Giovanni per salutare il presidente dell'associazione Amici di Raffaele Caserta, Gaetano Pace, Giovanni Villari, che si interessa sul territorio nelle varie attività sportive, e Rosaria Zarà dell'ASED. Adesso passo la parola a Don Giovanni. Ecco, buonasera a tutti. Ecco, i ringraziamenti già sono stati fatti, ma mi ripeto perché è giusto, in quanto parroco delle due comunità di San Lorenzo e Rogudi, ecco, ringraziare i presenti. Ecco, ringrazio il sindaco di Rogudi per la sua presenza. Ecco, ed è bello che ci sia questa sinergia. Quando c'è sinergia tra la società civile e la parrocchia e la comunità, ecco, si fa ben avanti e si possono organizzare tantissime cose durante l'anno. Ringrazio il dottor Azzarà, ringrazio Gaetano Pace, presidente dell'associazione Amici di Raffaele, e ringrazio Giovanni Villari, sempre attento. Ecco, a questo proposito, domani ci sarà un incontro, un'assemblea aperta a tutte per portare avanti qualche cosa riguardante le attività sportive in questa parrocchia. E ringrazio le mie due comunità. Ecco, vedete, stasera i ragazzi di Rogudi sono accompagnati da una suora, perché qui abbiamo anche le suore, e queste sono una risorsa. Come le associazioni, qui abbiamo l'associazione Laurenzi Anum, così le nostre suore sono una risorsa. L'importante è rimboccarsi le maniche e lavorare, perché se si lavora e si lavora bene, una parrocchia si può andare avanti, e questo è fondamentale. Ecco, ringrazio dunque le mie due comunità, sia la comunità di Rogudi sia la comunità di San Lorenzo Marina.
Ecco, è interessante vedere due comunità che si ritrovano insieme e lavorano insieme per il bene comune. E poi ringrazio tutti coloro che si trovano qui al tavolo della Presidenza, la giornalista Maria Manti, che modera questa serata, e Stefano Morabito, che ha voluto scegliere San Lorenzo Marina per la presentazione del suo libro. Grazie anche ai giornalisti presenti, giornalista del Garantista, abbiamo qui Vladimir Nucera, Maria Manti anche nelle vesti di giornalista, il nostro blog Salto la Vecchia e Radio Studio 95 e Telemeleto, che sono sempre presenti a tutte le varie iniziative che facciamo nella parrocchia. Ecco, permettetemi un pensiero sul libro. Dalla lettura di questo libro, io l'ho letto tutto di un fiato, perché questo libro, se si inizia, bisogna finirlo tutta una serata, a mio avviso. Non si può lasciarlo interrotto. O interrompere, leggere una pagina, poi domani leggo un'altra pagina. A mio avviso va letto tutto d'un fiato. E anche perché ho colto un messaggio fondamentale e ha azzeccato il signor sindaco nel dire quel fatto: non mollare mai. La vita, ecco, questo è il messaggio, va affrontata con carattere e forza d'animo. Questa è la cosa fondamentale. Tutti abbiamo dei sogni e tutti siamo padroni del nostro viaggio. Ecco, se vogliamo realizzare i nostri sogni dinanzi agli ostacoli, anche se ci sarà qualcuno che ti metterà il bastone fra le ruote, anche se ci sarà qualcuno che ti vuole fare uno sgambetto, perché nella vita succede questo, attenzione, ecco, non bisogna mai fermarsi, mai cedere, bisogna non mollare mai. La vita è fatta di gioie e fatta anche di dolore, e proprio dinanzi a queste situazioni, ecco, se in noi, se nella persona, come c'è stato in questa ragazza del libro, ci sarà la capacità di resistere, allora si esce vincitori. Se tu non resisti dinanzi al primo ostacolo, ne esci direttamente sconfitto. Invece no, bisogna resistere e solo alla fine ne uscirai vincitore. Allora, questo in sintesi è il messaggio che ho colto da questo libro. Ecco, mi auguro che veramente ci sia in noi questa forza d'animo sempre, affrontare la vita sempre. Non aver paura della sconfitta, perché una battaglia si può perdere, ma la guerra non si perde mai dinanzi alla vita. Ecco, bisogna vincere, e si esce vincitore se si ha questa forza d'animo, se si ha questa forza di rialzarsi. Ecco, dinanzi a uno sgambetto di una persona, ecco, avere il coraggio di rialzarsi e raggiungere l'obiettivo. Va bene, mi fermo qua. Bene, questa sera è una serata importante, siamo qui e abbiamo la presenza anche di un artista, Francesca Morabito, che è autrice proprio di questo quadro che vedete qua, che è appunto Metamorfosi, che rappresenta quella che è la condizione della donna nella società. Questa sera Francesca ci parlerà un po' dell'autore, di quello che è la storia dell'autore, del contenuto del libro, cioè, e ci darà ci farà delle sue conclusioni personali. Dopodiché poi subito passerò la parola all'avvocato Esther Calabrò, che ci leggerà qualche pagina del libro. Allora, buonasera a tutti. E innanzitutto volevo ringraziare voi presenti e mio cugino Stefano, che mi ha reso fiera e partecipe di questo evento dal primo momento in cui il suo libro è stato tra le mie mani. Grazie. Allora, apro parlandovi di chi è Stefano Morabito, dopodiché seguirà un breve sommario del libro. Allora, Stefano è nato a Melito Portosalvo il 15 agosto dell'83 e cresciuto in un paese dell'entroterra calabrese Fossato Ionico, paese culturalmente ricco di tradizioni. Nella sua infanzia ha sempre anteposto curiosità e voglia di apprendere. Sempre appassionato di letteratura, è stato influenzato dai suoi studi classici, ampliando i suoi interessi verso autori classici e contemporanei. Attualmente lavora e studia alla Facoltà di Scienze e Tecnologie Alimentari, ma i suoi impegni non gli hanno impedito di seguire la sua passione. Ha seguito inoltre un corso di giornalismo e scrittura narrativa proposto dalla rivista internazionale di cultura, storie e Le Conte Editore, alla fine della quale ha ottenuto un diploma ed è stato per lui occasione di crescita e stimolo per un ulteriore approfondimento culturale. Ha una spiccata preferenza per gli autori stranieri, tra i quali Robert Hoover, Dan Brown, Arthur Conan Doyle. Il romanzo è ambientato a Londra nella metà degli anni 50 e narra di Leila, detta La Rosa,
Una giovane donna che ha vissuto una vita difficile sin da piccola. Essa difatti non conosce mai il vero padre. E vive con la madre che non riesce a darle amore, facendole vivere cattiverie e soprusi. Nonostante tutto è una ragazza molto bella, da un animo dolce, ma i suoi problemi rischiano di renderla introversa e diffidente. Giudicata pazza, sul suo percorso incontra la persona che avrebbe segnato la svolta alla sua vita, il dottor Foreman. Egli si prende cura di lei, si affeziona e l'aiuta ad aumentare la sua autostima e a migliorare il suo approccio con il mondo esterno, divenendo per lei guida e punto di riferimento. Nel corso della sua vita fa capolino un'altra figura importante, il direttore di un giornale locale, il dottor Kaiman, che inizialmente conta di conquistare Leila, ma presto si rivela un uomo losco e immorale. A causa sua la giovane cade di nuovo nel terrore e nell'angoscia. Leila rischia più volte di lasciarsi andare, di cedere alle avversità, ma la vicinanza del dottor Foreman e dell'ultimo, ma non meno importante, protagonista della storia, l'amico Steven Drake, e del padre di quest'ultimo John, fanno sì che l'amore per la vita riaffiori nuovamente. Da questo voglio citarvi una frase del libro, le parole del patrigno di Leila, che lei ricorda spesso nei suoi momenti di debolezza e difficoltà. Leila, se non ci fosse il dolore e la sofferenza al mondo, non si potrebbero apprezzare i momenti di quiete e di tranquillità. E ora voglio un attimino presentarvi le mie considerazioni su quello che è stato per me leggere il libro, magari sarò anche di parte in questo senso, però per me è stata una scoperta. E secondo me, ecco, le rose, non sempre le rose riescono a fiorire, per me significa questo, e lascia spunti di riflessione. La storia di Leila rispecchia la realtà. Non sempre le cose vanno come ci aspettiamo. Spesso si hanno momenti di sconforto da cui non ci sembra possibile venire fuori. Ma il coraggio e la forza che abbiamo in noi e la speranza di affrontare questi momenti e di resistere ci rende liberi. Si riflette molto sui rapporti interpersonali, sui rapporti di amicizia basati sulla fiducia, il rispetto, la disponibilità, l'amore. Genitori e figli, rapporti a volte contrastanti, fatti di silenzi, parole non dette, ma basati su un amore vero e di stima reciproca, ma anche sull'odio, sulla cattiveria insita dell'essere umano. E da qui concludo con una frase del libro che comunque mi è molto cara e che secondo me rispecchia la vita in tutto il suo essere. Vai, animo leggiadro e rivoluzionario, librati ancora, affronta una nuova sfida, non mollare, non cedere, risorgi ancora una volta, dimostrando a chi gode della tua sconfitta che tu sempre sei e sarai il padrone del tuo viaggio, tenendo saldamente in pugno il tuo destino e nell'altra mano la tua vita. E qui concludo ringraziando ancora mio cugino e mi sento di dire una cosa che comunque mi esce dal profondo del cuore. Mi sento di dirti con commosso affetto che se tuo zio fosse ancora tra di noi sarebbe qui a dirti quanto sia fiero di te e come siamo tutti nella nostra famiglia. Grazie Stefano. Bene, la nostra artista ha saputo bene, insomma, sintetizzare quello che è il contenuto del libro e a trasmetterci le emozioni che il libro stesso trasmette leggendolo, perché leggendolo, insomma, bisogna leggerlo. Adesso passiamo la parola all'avvocato Ester Calabrò, che ci leggerà qualche pagina di questo libro, appunto. Salve a tutti. Come già è stato detto, il romanzo è costellato da forti rapporti che animano le pagine del libro e che danno forza all'animo tormentato e bello della protagonista. Il momento del distacco della morte ha sempre rappresentato per l'uomo una fonte di dolore e spesso anche causa di cambiamento o smarrimento. E proprio così anche nel libro non sempre le rose riescono a fiorire. Vorrei in particolare leggere due momenti, quelli del distacco, da parte di due figure focali.
Tali avvenimenti segneranno profondamente l'esistenza della bella Leila, la rosa che sembra avere le spine rivolte verso se stessa. In realtà ella riesce, nonostante tutto, a rialzarsi dalle cadute e a risorgere dalle proprie ceneri. La rosa veniva proprio chiamata così per una voglia a forma di rosa nella mano destra. Ella credeva che nel momento in cui i suoi sogni si fossero avverati, allora la rosa sarebbe sbocciata. Vorrei allora leggere il primo passo. Ma nei brevi periodi che lei la vedeva Lester, era contentissima. Lui la portava sempre a fare delle lunghe passeggiate e le regalava qualche nuovo libro ogni volta che tornava da un suo viaggio. Lester faceva il capitano a bordo di una nave. Era lui che aveva fatto conoscere a Leila la narrativa e anche lui era uno spirito libero come la ragazza. Ma la giovinezza della ragazza fu turbata, oltre che da piccoli eventi contrari durante la vita quotidiana, da un fatto molto negativo che si verificò quando lei aveva 12 anni. Fu la morte di Lester durante uno dei suoi viaggi. La notizia arrivò in una buia nottata d'inverno, quando pioveva talmente forte che nell'aria si sentiva il presagio di una sventura. Leila era come al solito davanti al camino che leggeva un libro e Betty era da poco tornata da una delle serate mondane. Ad un certo punto si sentì bussare alla porta. Toc toc. Betty, che era là vicino, andò ad aprire e vide un uomo dallo sguardo cupo e triste, con la barba lunga e bianca e il viso logoro. Non dava per niente una buona impressione. Allora Betty non fece neanche in tempo a dire «Chi è lei?» che quell'uomo, interrompendo il discorso di Betty, le rispose «Suo marito è morto. La sua nave è affondata nel Mar del Nord durante un nubifragio». Betty rimase fredda e immobile e le iniziò a trasparire qualche lacrima dal viso. Intanto Leila, che era sdraiata davanti al camino, appena appresa la notizia, scoppiò in lacrime e scappò nella sua stanza, dove si accasciò a terra. E mentre era afflitta dal dolore, iniziò a pensare che era rimasta sola, che aveva perso l'unica persona che le aveva voluto veramente bene. Inoltre, in quella casa, nessuno muoveva un dito per consolare la ragazza e farle passare quel brutto momento. Leila era rimasta sola. In questa pagina si narra proprio il momento in cui viene comunicata alla madre di Leila e a Leila la morte di quello che lei credeva suo padre. Rappresenta proprio un momento buio nel quale la protagonista perde l'unica persona che fino a quel momento le aveva dimostrato amore. L'unica fonte di serenità in una realtà colma di dolore e di prevaricazione. Nonostante tutto, comunque, Leila raccoglie le forze e continua nella sua vita, tenendo nel suo cuore il ricordo del patrigno, del padre tanto amato. Dopo la lunga scampagnata in montagna, Steven e Leila stavano tornando a casa con i pochi frutti raccolti in fretta e furia per la loro sbadataggine. Durante tutto il tragitto, i due non facevano altro che guardarsi profondamente negli occhi e scambiarsi fuggevoli bacini. Steven era un po' preso dai sensi di colpa per non essere tornato in tempo per accompagnare il vecchio John a fare visita alla defunta moglie. Arrivati sull'uscio di casa, il giovane dottore iniziò a chiamare il padre. «Papà, siamo a casa!» Non vedendo Steven, si diresse verso la sua la stanza dicendo «Papà, mi dispiace di non essere tornato in tempo, ma ti ho portato le more che mi avevi chiesto. Le ha raccolte Leila proprio per te». Mentre Steven stava finendo di dire queste parole, si trovò davanti all'entrata della stanza di John e vide tutto d'un tratto uno spettacolo orribile di fronte a sé. Il vecchio era riverso a terra in una pozza di sangue che gli era uscito dalla bocca. Il dottore, in un primo momento, era rimasto immobile, come impietrito e paralizzato dalla paura. Subito dopo, Steven buttò a squarciagola un urlo di dolore che risuonò in tutta la valle. In quella calma sera d'estate. «Papà!» La rosa, sentendo l'urlo, capì subito che era successo qualcosa e si precipitò nella stanza del vecchio.
Arrivata, vide il terribile spettacolo e iniziò a piangere di dolore. Intanto Steven, che non voleva accettare l'accaduto, dava pugni sul petto del cadavere, intimandogli di svegliarsi. «Svegliati, papà, svegliati!» «Non così, non doveva finire così, è colpa mia, non dovevo lasciarti solo. Avrei dovuto passare questi ultimi attimi accanto a te. Non potrò mai perdonarmi per quello che ho fatto. Purtroppo la vita è così. Spesso ci plasma e ci fa assumere volti diversi, grazie ad alcuni suoi fattori, quali il potere, il denaro, la bellezza stessa, che fanno apparentemente sembrare gli uomini dissimili. Ma di fronte alla morte, che è la sua conseguenza, l'uomo è inerme e impotente, ed anche se può illudersi per qualche istante di poterle sfuggire, non può far altro alla fine che accettarla incondizionatamente». Questo secondo passo narra la morte del padre di Steven, John. Steven era diventato molto importante per la giovane Leila. La morte colpisce solo trasversalmente la protagonista, ma in realtà fa prendere una svolta a tutto il romanzo. Fa prendere una direzione imprevista alla storia. A voi conoscere poi quale. Volevo poi evidenziare il fatto che il romanzo è costellato da dialoghi che mettono a nudo l'animo umano e da varie descrizioni che ci fanno entrare appieno nell'ambiente in cui il romanzo prende vita. Concludo dicendo che il libro ha un finale che lascia spazio alla fantasia del lettore e che potrà dar vita, come noi ci auguriamo, ad un secondo romanzo e quindi alla sua continuazione. Ringraziamo anche l'avvocato Calabrò. Sì, in effetti questo è un libro che comunque parla di quelle che sono le problematiche che la nostra protagonista ha dovuto affrontare durante il suo percorso di vita, ma che comunque comunque anche evidenzia quelli che sono i veri rapporti di amicizia tra le persone. Poi leggerete voi e vedrete di cosa si tratta. Adesso, prima di passare alle conclusioni del nostro autore, che ci spiegherà insomma come è nata l'idea di questo romanzo e appunto, come diceva l'avvocato, un finale che è aperto, se ci sarà o non ci sarà un secondo capitolo, e vorrei chiedervi se qualcuno vorrebbe intervenire per delle considerazioni, per delle domande, non lo so, se c'è... taccia per sempre. Tutto tace. Passiamo la parola al nostro autore. Grazie. Allora, io vorrei iniziare spendendo due parole a favore di Don Giovanni. A favore della comunità e in particolare a favore di Don Giovanni, perché ha dato subito la sua disponibilità. Infatti, appena saputo della pubblicazione dell'opera, è stato lieto di ospitarne la presentazione. Voglio aggiungere che lui è molto vicino a noi giovani e ci incoraggia sempre a credere nei nostri sogni e ci fa sentire come tutti parte di una grande famiglia. Io ho potuto apprendere questo da lui, frequentando questa comunità. Non sempre le rose riescono a fiorire e il mio romanzo appunto rappresenta il coronamento di un percorso che è iniziato con una passione letteraria con una passione per la letteratura che ho avuto sin dalla giovane età. Come ho già detto prima in un'intervista, io scrivo ogni volta che ne ho la possibilità e nel tempo libero. Mi piace rappresentare pensieri, tutte le riflessioni che passano, i cosiddetti stralci di vita. Sono stato molto influenzato, diciamo, dalla letteratura classica, che ho ampiamente approfondito durante il mio percorso di studi, ma attualmente ho una spiccata predilizione verso, diciamo, verso la romanzistica di numerosi autori stranieri e contemporanei. Io penso che ognuno debba credere nei propri sogni e ho creduto appunto in questo romanzo. Proprio per questo ho inviato il manoscritto alla casa editrice Europa Edizioni, che è una casa editrice di Roma, e dopo un paio di mesi è giunta la risposta positiva. Da lì in poi è iniziato un nuovo percorso fatto di
lavoro per la stesura, correzione, scelta della copertina. È stato tutto bello ma impegnativo, ed è proprio qui che ho capito che questo sogno stava prendendo forma. Che vi posso dire? Questo romanzo l'ho scritto cercando di mantenere un linguaggio abbastanza semplice, spesso fatto di espressioni comuni, tipiche della nostra tradizione, proprio per rendere la lettura più semplice. È nato, ci vi sono molti spunti per delle riflessioni nell'opera, ed è questa, appunto, questa tecnica è stata inserita volutamente da me per rendere il lettore non solo un semplice spettatore, ma per farlo sentire parte integrante della narrazione. E questo perché in questo, diciamo che nell'opera, nella trama, io parlo della storia della giovane Leila e ne racconto le avventure, però quello che voglio descrivere realmente è la vita fatta sia di momenti difficili, di muri che a volte sembrano insormontabili, ma allo stesso tempo la vita fatta di piccole gioie condivise e di rapporti sinceri. Infatti spesso sentiamo che ci manca qualcosa, siamo alla continua ricerca di qualcosa o di qualcuno, ma è proprio in questi cosiddetti momenti di smarrimento che un gesto semplice come una giornata passata con un proprio caro, un abbraccio o la mano tesa verso chi ne ha bisogno, queste sono semplicità che ti possono riempire la giornata. Oggi la vita, diciamo che è molto caotica e tutti siamo presi da mille impegni e mille problemi e troviamo raramente il tempo per leggere. Però riuscire a ritagliare lo spazio per una buona lettura è sempre una cosa molto importante, perché il leggere, diciamo che apre la mente, arricchisce lo spirito, a volte la lettura può darti delle risposte o semplicemente farti passare piacevolmente del tempo libero. Qualcuno ha scritto anche che la lettura incuriosisce, e quando si è curiosi appunto non si è mai fermi, si è sempre alla ricerca di nuovi stimoli, si ampliano i propri orizzonti, diciamo, si arricchiscono le proprie conoscenze. Io spero che questo romanzo vi appassionerà, indipendentemente da tutto, come ha detto anche prima il sindaco, ogni buon libro letto è sempre un ottimo compagno nel nostro percorso di vita. Infine aggiungo che riguardo all'opera è stata creata anche una pagina Facebook con lo stesso nome del titolo dell'opera, in modo dove ognuno può lasciare le proprie riflessioni, i propri commenti, proprio per avere un rapporto più diretto autore-lettore. E che dire, vorrei fare qualche ringraziamento. Ringrazio la comunità di Marina di San Lorenzo e Recudi e tutti i presenti che appunto vi sono a questa presentazione. Un ringraziamento particolare va a Radio Studio 95 Telemelito, al garantista, so che è presente anche un giornalista, e a Maria Manti che appunto si è dimostrata come al solito all'altezza di grande moderatrice nonché giornalista. Mentre un ringraziamento speciale lo devo fare anche a Francesca Morabito e Esther Calabro, grazie alle quali è stata possibile questa presentazione, visto che hanno parlato loro in fin dei conti dell'opera. Grazie. Grazie a tutti, ci vediamo in pizzeria. Una serata ricca di emozioni qui al Salone Parrocchiale di Marina di San Lorenzo, grazie alla comunità parrocchiale di Marina di San Lorenzo e di Rogudi. Si è appena conclusa la presentazione del libro Non sempre le rose riescono a fiorire. Siamo qui con il nostro autore Stefano Morabito, un libro che racconta di quelli che sono i rapporti della vita, le difficoltà, di come bisogna andare avanti nonostante tutte le difficoltà. Passo la parola a te. Sì, grazie. Allora, che dire, sono felicissimo innanzitutto per questa presentazione, perché mi sono sentito subito appagato e pieno d'affetto da parte di tutta la comunità. Poi vorrei dire che
le persone devono sempre credere nei propri sogni e cercare di realizzarli, anche se a volte nella vita trovano delle difficoltà che magari sembra che ti abbattano in un primo momento, ma dopo, diciamo, ognuno trova dentro di sé sempre la forza per rinascere. E questo in fin dei conti che voglio descrivere nel mio libro, in poche parole, spicciole spicciole.